ragazzi, allora oggi per complicarci un po' la vita, così della serie ci piace farci del male, oggi faremo il make up però in ordine alfabetico. Ragazzi, ho provato a mettere i trucchi in ordine alfabetico, vi dico solo che esce un disastro, quindi non so che cosa aspettarmi, ma è una tipologia che stanno facendo tipo tutti, cioè il mondo, e quindi ho deciso di farla anch'io, nonostante temo ne verrà fuori un patatrac mostruoso di cui mi vergognerò per il resto della mia vita, però proviamoci, perché no? Andando in ordine alfabetico dovremmo iniziare, ahimè, con la base occhi, che come ben sapete non è sicuramente quello che andrei ad iniziare iniziando un trucco, cioè quello che andrei ad usare iniziando un trucco. Comunque andiamo ad usare la base di Fenty Beauty. Speravo che prima ci fosse il primer per il viso, ma naturalmente non poteva essere così. Ok, poi che stranissimo, sono abituata sempre a mettere prima la base, poi il primer occhi, e quindi non mi piace per niente. Poi mi sto già pentendo di filmare questo video. Poi base viso, boh, almeno qua diciamo che ci siamo abbastanza salvati, perché non è per prima ma per seconda, dai, non è male. Vado ad usare il Hangover Primer di Too Faced, e questo primer a me piace un sacco, eccetera, però ogni volta che vado ad usarlo la prima parte del prodotto mi esce secca e poi esce il prodotto in sé. Non capisco perché, o se succede solo a me, ma nessuno ne parla, e io ho questo problema da quando sto usando questo prodotto praticamente, quindi da sempre. Questo fa anche un po' da crema idratante, quindi direi top, perché avevo veramente bisogno di un po' di idratazione. Oggi non ho messo la crema. Ok, sono già rossa come un peperone, santo cielo, io appena mi tocco il viso veramente divento, mio Dio, cioè rosso fuoco, come la mia camicia praticamente, ok? È normale, non vi preoccupate, è la mia pelle che è strasfigata. Abbiamo, se non distruggo la videocamera prima, poi abbiamo il blush. Allora, come blush useremo, mamma mia, io, cioè, ma vi rendete conto? Io prima stendo il blush e poi stendo la base viso. Però sapete che cosa vi dico? Forse perché volevo stendere un blush in polvere, invece no, devo stendere un blush in crema. Vado a recuperare un blush in crema e poi torno, perché è meglio stendere prima un blush in crema e poi la base, piuttosto che un blush in polvere e poi la base. Ok, useremo il Lolli Tint, che è una tinta per labbra e guance, e vediamo un po' che cosa ne esce. Questa comunque andrebbe messa prima del fondotinta, quindi speriamo che sia decente. Tra l'altro, notare come io quando filmo senza trucco devo sempre avere qualche brufoletto fastidioso, cioè immancabile, ragazzi. Oh mio Dio, forse un po' esagerato, sembro Heidi, ma non lo so che cosa ha oggi la mia pelle, è peggio del solito, della serie. Proprio quando filmo un video struccata succede di tutto, la mia pelle è extra sensibile, ho 500.000 brufoli che spuntano nei 10 minuti precedenti all'accensione della videocamera, e vabbè, direi che ci siamo, probabilmente poi non si vedrà nulla, ma ci abbiamo provato. Poi, andando in ordine, cipria, ok, devo applicare prima la cipria e poi il correttore e fondotinta. Oh mio Dio, oh mio Dio. Vabbè, già lo sapevamo che questo video sarà un disastro, quindi non meravigliamoci. La cipria che uso è quella traslucida prestata di Urban Decay. Ma perché sto mettendo la cipria? Perché? Perché sto facendo questo video? Cioè, ci sono proprio domande a cui non abbiamo risposta nella vita, ragazzi. Benissimo, direi, benissimo, un fiore proprio. Arriviamo al correttore, giusto, non poteva essere peggio. Correttore userò quello di Givenchy, mi è appena arrivato il nuovo correttore liquido, si chiama Tain Couture Everywhere Concealer. Andiamo a stenderlo come se questo fosse un trucco normale, vi prego. Non giudicatemi se poi viene fuori veramente una schifezza. Uso la spugnetta di Fenty Beauty per andare a sfumare il correttore, che sapete perché non uso la Beauty Blender? Perché la mia Beauty Blender, non so come, ma mi ha fatto un sacco di muffa, e quindi ho dovuto tagliare pezzettino per pezzettino tutti i pezzettini, cioè tutti i pezzetti di muffa, e praticamente adesso la mia Beauty Blender sembra più un pezzo di formaggio groviera, un pezzo di Emmental, che una spugnetta. Oh mio Dio, si sta appiccicando tutta il primer, oh, cioè il correttore intendo, si sta appiccicando tutto il primer e non riesco a sfumarlo. Terribile, terribile, vabbè. A questo punto, correttore, eyeliner, cioè
Io non lo so, e beh, giusto, hai la, spero almeno di aver fatto giusto il calcolo dei nomi in ordine alfabetico. Vado ad usare il Better Than Sex, nuovissimo eyeliner appena uscito di Too Faced. Come faccio a mettere prima l'eyeliner e poi l'ombretto? Cioè, spiegatemelo, vi prego, vi prego. Ok, poi passiamo alla lettera F, e cioè dopo l'eyeliner c'è il fondotinta. Quindi io praticamente devo applicare il fondotinta stando attenta a lasciare lì l'eyeliner e dopo che ho applicato le ciglia. Io direi fantastico, veramente fantastico. Vado ad usare fondotinta Givenchy, questo è il Tank Couture Everwear, stessa linea del correttore. Questo è il fondotinta, e questo fondotinta mi sta piacendo, è qualche giorno che lo uso, e la mia colorazione è la Y105, è perfetto per me in questo momento. L'unica cosa è che non so come uscirà adesso che lo stendo sopra la cipria, probabilmente un disastro. Beh, vi devo dire che poi non è così malaccio, pensavo peggio il fondotinta sopra la cipria. Potrebbe essere una nuova tecnica di applicazione make-up, no, vabbè. Magari non dura 2 minuti, ma a parte che sto stendendo il fondotinta sopra il correttore, cosa che non mi piace, mi piace sempre stendere prima il correttore, cioè prima il fondotinta poi il correttore, ma in realtà è tutto scombussolato e sconclusionato in questo video, quindi... Dopo il fondotinta, F, lettera M, mascara. Oh mio Dio, forse potevo mettere tipo rimmel, quindi potevo, no, una volta lo chiamavamo tutti rimmel, potevo usare il rimmel, ma no, avrei imbrogliato. E quindi, allora, mascara, oggi useremo quello di L'Oreal ed è il Paradise Ecstatic. Mi sento super super lucida e detesto il fatto di non poter mettere la cipria adesso sopra al fondotinta, ma resisteremo, resisteremo. Mi sento veramente la faccia super cakey e super unta. La cosa più interessante sarà applicare gli ombretti dopo che ho già applicato mascara e eyeliner, e forse anche la matita andrà prima, anzi sicuramente, perché la M viene prima della O, quindi siamo fregati a dir poco. Oh no, mi sono anche macchiata, aiuto, detesto macchiarmi con il mascara, è una cosa che odio. Comunque questo mascara mi sembra molto molto fin troppo acquoso, fin troppo bagnato, e vi devo dire non mi piace. I mascara L'Oreal sono sempre così, o mi piacciono tantissimo, no vabbè, non mi piace, un po' presto per dirlo, vediamo un attimino com'è, però i mascara L'Oreal sono sempre così, o non mi piacciono affatto oppure mi piacciono tantissimo. Sinceramente dopo che lo lavori un po' non è male. Dopo il mascara c'è la matita occhi, mio Dio ragazzi, io mi sento il viso che si sta sciogliendo, tutto appiccicoso, e ho una sensazione che sto odiando a dir poco. E il fatto che il mascara, cioè il fatto che io abbia, cioè non abbia potuto mettere la cipria dopo il fondotinta, ma l'ho dovuto mettere prima, quindi come se non ci fosse, mi fa pensare che il mascara mi colerà anche questo giù per la faccia. Comunque, matita occhi sia, useremo questa della Deborah Milano, questa è la Extra Eye Pencil numero 01, insomma è nera, e questa è un'ottima matita tra l'altro, che secondo me come qualità prezzo è top, e la stenderemo sia all'interno della rima superiore che inferiore, cosa difficilissima per me perché sono tipo 10 anni che cerco di stendere la matita sulla rima superiore e sono 10 anni che mi faccio del male, nel senso che o mi entra la matita nell'occhio oppure mi faccio lacrimare l'occhio oppure mi faccio come minimo il solletico. Poi abbiamo, allora, matita occhi, matita sopracciglia, finalmente, cioè finalmente, in realtà le faccio per ultima, non so perché ho detto finalmente, comunque faremo le sopracciglia, ma finalmente vado a provare il Brow Contour Pro, che è già uscito da un po', ma io non l'ho mai provato, perché ho sempre solo usato i prodotti del mio kit nell'ultimo periodo, e, oh mio Dio, il fondotinta mi sta sporcando tutti i capelli, odio, cioè, detesto. Beh, le sopracciglia almeno posso farle uscire decenti, a quanto sembra, stendiamo prima queste, cioè, facciamo prima le sopracciglia e poi lo spray fissante, quindi almeno qua so che sono decenti. Forse è un po' troppo scrivente questo prodotto, quindi devo stare attenta, perché di solito quando vado con le polveri o altre matite sono un pochino meno scriventi. Ok, è difficilissimo sfumare le sopracciglia perché se le sfumo mi viene via tutto il fondotinta attorno che non è fissato.
Quindi questo è il meglio che riesco a fare, non posso migliorarle ulteriormente, che mi dà anche molto fastidio. Comunque poi, dopo matita sopracciglia, abbiamo finalmente gli ombretti. Era ora! Allora, inizio usando la Naked Reloaded, l'ultima palette di Urban Decay. I colori sono stupendi, solo che purtroppo io in questo video non le renderò giustizia, effettivamente. Prendo Endgame, che è il marrone opaco, e vado all'interno della piega. Tra l'altro devo stare attenta a partire da dove ho iniziato, cioè da dove inizia la linea di eyeliner. Oh mio Dio, viene tutto appiccicato perché non ho potuto metterci la cipria dopo. Oh my God. Oh mio Dio! E scende pure perché... Oh no, non ci posso credere. Difficilissimo da sfumare, ragazzi, difficilissimo. Poi bellissimo perché il fallout, non essendoci la cipria sotto il fondotinta, il fallout ti si appiccica irrimediabilmente sulla faccia e non te lo togli più. Sopra vado a stendere Bucked, che è questo marroncino chiaro, e vorrei usarlo come colore di transizione, transition color, ma il colore che abbiamo applicato prima sta salendo, cioè sta facendo dei giri assurdi. Visto che dobbiamo farci del male, oggi ci faremo del male fino in fondo, perché andremo ad utilizzare anche qualche glitterino. Vado a prendere la mia palette Pretty Rich di Too Faced, che ragazzi, not sponsored, ma sia packaging che colori sono stupendi. Sì, ho già provato ad usare questo rosa glitterato, mi è piaciuto tanto, ma è stato un po' un fail perché se ne va ovunque ed è difficilissimo da togliere, ok? Quindi è per questo che vi dico, oggi mi voglio proprio male e provo ad applicare l'oro. Anzi, è meglio con il dito, ho notato, con il polpastrello, piuttosto che con il pennello, perché il pennello non riesce a catturare il prodotto, mentre con il polpastrello viene bello pieno. E vado a picchiettarlo sulla... ovviamente scende ovunque. Lo picchietto solo sulla palpebra mobile, se ce la faccio. Sta diventando un po' più un trucco natalizio, ma mi piacevano troppo questi glitterini, a vederli erano troppo belli, troppo sbrilluccicosi e strapieni di colore, che ho dovuto troppo usarli. Che prodotto vado ad usare adesso? Andiamo a vedere. Matita occhi, matita sopracciglia, ombretto abbiamo fatto, rossetto. Adesso rossetto dov'è? Ah sì, oggi userò questo rossetto rosso, ed è tipo un rosso aranciato, ed è di della linea MAC, che sono, ragazzi, opachi ma super morbidi, super idratanti sulle labbra. È un rossetto questo della linea, che linea era? Non mi ricordo. Powder Kiss, e sono pazzeschi. Se vi piacciono, vabbè, non sono nuovi, quindi probabilmente li conoscerete già tutti, però ragazzi, se vi piacciono i rossetti opachi e non li conoscete, provateli. Cioè, applicarlo non sembra per niente un rossetto opaco, però lo è, quindi è... Io sono rimasta quando li ho provati e li adoro, solo vorrei che facessero tonalità un po' più, cioè che facessero un range di tonalità più grande, perché non hanno tantissime colorazioni. Intanto notare come il fondotinta, che non è fissato, se ne sta andando tipo in tutte le pieghe della pelle, tipo un po' qua, un po' qua. Non ci crederete, ma è finalmente arrivato il momento della terra, perché in ordine alfabetico abbiamo rossetto e poi... No, abbiamo rossetto, poi spray fissante e poi terra, cioè non c'è limite al peggio, veramente. Spray fissante All Nighter Urban Decay, il mio spray fissante preferito. Non so che cosa vado a fissare, visto che non ho neanche la cipria, ovvero ce l'ho, ma è sotterrata da mille prodotti. E finalmente possiamo applicare questa terra. Vado ad usare la Cheek Leaders Pink Squad, la palette, la nuova palette di Benefit. Oh, mi sono resa conto in questo momento che ci sono anche le istruzioni su come utilizzare i prodotti, non le avevo viste, nascoste qua. E vado ad usare Hoola, la mia terra preferita di sempre, la adoro. Non riesco neanche a sfumarla, quindi devo per forza fare... cioè, tipo picchiettare, perché ho tutta la faccia completamente appiccicaticcia, e la sensazione peggiore che tu possa avere dopo esserti truccata, cioè la sensazione di pelle appiccicaticcia, ragazzi. Ok, devo per forza lavarmi i capelli dopo questo video, perché sono sozzi, pieni di fondotinta, pieni di tutto. Comunque, questo è il
nostro look finale, perché abbiamo finalmente completato tutta la lista di prodotti che dovevo applicare e con successo li abbiamo messi tutti in ordine alfabetico, quindi questo è il nostro look finale. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate di questo trucco assurdo fatto in ordine alfabetico. Posso dire di aver visto trucchi migliori, però poteva andare peggio. Scrivetemi tutto nei commenti, io vi mando un bacio grandissimo, mia family, vi voglio super 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 bene, grazie per sostenermi sempre, per esserci sempre per me, per lasciare un commento, per lasciare un like ad ogni video, perché veramente vi apprezzo sempre tanto. E niente, a domani con un nuovo video, ciao!